Allora, sì, è vero, sono passati 30 anni, 30 anni, però diciamo, per me non è successo, non è cambiato niente, nel senso che comunque i problemi c'erano, ci sono e spero che tutta la cittadinanza si renda conto, diciamo, di questi fenomeni che stiamo attraversando, di questi periodi maledetti e che si diano una scossa affinché ognuno faccia il suo. Cosa serve alla comunità per sbloccarsi se non basta quello che succede? Allora, la comunità in genere dovrebbe reagire a questi fenomeni, cioè non devono pensare che i problemi non gli appartengono. Diciamo, negli anni 90, quando è successo il fatto mio padre, diciamo, è stato un caso, era già in essere il fatto dell'estorsione, però mio padre è stato l'unico che non ha condiviso, diciamo, appunto il fatto di estorcere dei soldi. E comunque ha denunciato sin dal primo momento il fatto stesso che gli è accaduto. Cosa dire? Questo è l'ultimo.